Ciao, mi chiamo Olga Segal e volevo raccontare della mia esperienza con l'Arte Laguna. Niente, ho trovato il bando tramite internet, utilizzando comunque motori di ricerca, e Arte Laguna è stato uno dei primi risultati, cercando primi per la scultura in Italia. Ho deciso di iscrivermi per poter entrare semplicemente nel giro dell'arte in Italia, che ero appena arrivata qui dalla Germania e dovevo iniziare in qualche modo a dare visibilità al mio lavoro, al pubblico. Allora, dopo che ho fatto l'iscrizione, non immaginavo di venire selezionata fra così tanti iscritti. Però dopo un po' di tempo una telefonata da un numero sconosciuto mi ha fatto la sorpresa e mi ha comunicato che la mia piazza, che la opera Piazza Rossa, cui ho fatto la domanda, era stata selezionata tra 7.000 opere iscritte. Ero naturalmente molto contenta, però anche preoccupata per l'organizzazione e il trasporto, visto che la mia opera è molto grande. Il lavoro stesso era ancora in Germania, a Münster, dove ho studiato, e dovevo portarla fino all'Arsenale in Venezia. Devo dire che senza l'aiuto del mio ragazzo, che mi ha fatto coraggio e mi ha trasportato con le mie sei con le sei pesanti casse in cui ho diviso le opere, non sarei mai riuscita a portare tutto a Venezia. Davvero è stata una vera odissea, fra carico e scarico, da camion, furgoncini, barche. Poi alla fine è andato tutto bene. Allora a marzo all'Arsenale ci aspettava già il gruppo degli organizzatori di Arte Laguna. Loro mi hanno seguito e aiutato per quanto possibile nelle varie vicende del trasporto e sono stati molto contenti di vederci arrivare nella barca con tutte le casse. Però anche durante l'installazione ci sono state molte complicazioni tecniche e anche lì la pazienza e l'aiuto degli organizzatori mi è servita tantissimo. Alla fine siamo riusciti a montare l'opera. Per me comunque è stata un'esperienza molto importante, intensa e che cioè, non aspettavo di vincere anche durante il vernissaggio, ero molto emozionata e comunque è stata una sorpresa che mi ha portato molte opportunità e soprattutto la motivazione per andare avanti col mio lavoro. Poi ho vinto sempre con Alta Arte Laguna un altro premio delle gallerie, premio speciale, e la galleria di Ecke, che ha sede a Santiago del Cile, ha selezionato il mio lavoro per una mostra personale, di che mi sto occupando in questo momento. Sì, anche dopo la vincita del premio, sia il critico d'arte e curatore del premio Igor Zanti, sia il gruppo di organizzatori di Arte Laguna sono rimasti in contatto con me da seguire gli sviluppi del mio percorso artistico. Grazie di Arte Laguna sono stata invitata ad esporre un'opera alla mostra di Open 13 e recentemente anche a partecipare a un festival internazionale di arte contemporanea che si chiama ArtStage 2011 in Slovenia. Vabbè, alla fine devo dire che questo tipo di concorsi dà sicuramente ad un artista giovane l'occasione per fare i primi passi nel mondo dell'arte e di poter confrontare il proprio lavoro col pubblico, creando contatti sia con altri artisti che con galleristi, critici, eccetera. Come per esempio nel mio caso sta andando proprio così.